Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi amici, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda. Come tutti coloro che seguono questo ciclo sanno, questo è appunto un ciclo di catechesi tratto dagli scritti di Maria Valtorta. Faccio rivedere, perché ne consiglio vivamente per chi può l'acquisto, il testo, che è questo, appunto il mistero di Giuda, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, che raccoglie tutti quanti i passi dall'opera principale sul Vangelo della mistica italiana. Per far comprendere tutta l'evoluzione umana, spirituale, morale dell'apostolo traditore. Questa è la puntata numero 18. È una puntata si tinge di drammatico, amici, perché ricorderemo che la volta scorsa ci siamo lasciati con Gesù che portava Giuda, o meglio, alcune curiosità di Giuda su Maria di Magdala peccatrice. Oggi sentiremo, paragrafo breve, poi vedremo se andare anche avanti, ma forse no, perché è meglio concentrarsi bene sui singoli capitoli. Una puntata dal titolo Cosa pensa di lui la madre di Gesù, la Madonna. Noi sappiamo che quando si parla della Madonna, almeno per me personalmente, è sempre un po'... La Madonna è la bontà stessa fatta carne, come diceva San Luigi Maria di Grignon da Monforte, giustissimamente. Anche Gesù è infinitamente buono. Ma Gesù, ecco, oggi pomeriggio stavo continuando la correzione delle bozze del libro, che speriamo di riuscire a pubblicare prossimamente, che facendo un po' di fatica a trovare il tempo per correggerlo. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, Gesù è veramente uomo, e quindi siamo nel mese del Sacratissimo Cuore di Gesù, quindi con un cuore umano, con un'umanità perfettissima. Studiamo oggi questo libretto, che uscirà, se mi posso permettere, sarà molto piccolo, un'ottantina di pagine al massimo, però in questo libretto, che dove abbonderanno le citazioni dei testi del Magistero della Chiesa, dei concili dei primi secoli, si sente proprio la voce della Chiesa. E rileggendolo mi sono stupito di come sono riuscito, quello era un ciclo di articoli originariamente scritti appunto sui temi cristologici, come mi chiesero al settimanale di Padre Pio quando ancora scrivevo su questa bellissima rivista, che riesce a rendere semplice il difficilissimo, perché insomma i dogmi cristologici sono materia abbastanza impegnativa. Ma questo è un po', come chi mi conosce lo sa, un po' la caratteristica della mia azione, diciamo così, apostolico-pastorale. È un tentativo di far comprendere in maniera divulgativa, quindi alle persone, che non è che la Chiesa sia impuntata nei primi secoli a fare questioni dottrinali come astruse, complicate, perché voleva scomunicare tutti gli eretici o roba di questo genere. Gli eretici sono eretici e vanno scomunicati. Ma il problema è che se uno non capisce bene
per esempio, proprio che cosa è stata l'incarnazione, non ha la percezione nemmeno di quello che ha fatto Gesù per noi. Capite? Cioè, se una persona si pensa che siccome quello è il figlio di Dio, abbiamo se il figlio di Dio, ragazzi, dai, no, è il figlio di Dio, quindi è il figlio di Dio, ma è anche l'uomo, è veramente uomo. Quindi quello che ha fatto per noi gli è costato lacrime di sangue, perché è certamente che aveva la natura divina e la potenza divina, ma la sua umanità era un'umanità vera. A tutto questo per dire che Gesù sì, è pieno di misericordia, è pieno di umiltà, di mitezza, perché? Perché è uomo come noi, perché ha conosciuto dal di dentro la nostra debolezza, quindi è in grado di comprenderci un po', però... Ecco, comprendere che cos'è il dogma dell'incarnazione. È divenuto ciò che non era, cioè uomo come noi, rimanendo ciò che era però. Cioè lui è anche Dio, e in quanto Dio partecipa di tutti gli attributi divini, compresa la giustizia. Ecco, ci sono dei passaggi spettacolari negli scritti di Maria Valtorta, dove il cuore immacolato, perché invece Maria Santissima era piena di grazia, ma essere piena di grazia non vuol dire essere Dio. Anche qui capire bene questa cosa, ancora c'è gente che va a far nidicando che la Madonna è la quarta persona dell'Antissima Trinità, o stupidaggini del genere, insomma, no? Dando così poi... Queste sono operazioni sataniche, perché danno manforte agli eretici protestanti per dire: hai sentito che ha detto che è la quarta persona della Santissima Trinità, quindi lo vedi che i cattolici sono idolatri. La Madonna non è nessuna quarta persona della Santissima Trinità, è la piena di grazia, però è totalmente creatura ed è anche totalmente donna, è mamma. Io ogni tanto racconto una scena che mi raccontava la mia santa mamma, che lei la lasciò esterrefatta, la lasciò scioccata. Mi raccontò che negli anni, non so, 40, 50, mia madre era del 30, quindi ci fu un processo storico in Italia al brigante Giuliano. Io mi ricordo sta cosa, insomma, anche chi è sto brigante Giuliano? Lei mi dice: questo era un delinquente, una cosa così. E questo chiaramente ricevette una condanna severa al processo, perché ne aveva fatte quante Bertoldo, dicono da qualche parte d'Italia, no? Al nord. Io amo dire Monte Carlo in Francia, perché è un'espressione più familiare per me. E la mamma è schizzata in piedi nell'aula del tribunale dicendo... dirompendo in un pianto di lacrime, diceva: è figlio mio, è figlio mio, è figlio mio. Qualcuno diceva: sì, ho capito che è figlio tuo, ma questo è proprio un delinquente, cioè che abbiamo capito che è figlio tuo, ma che cosa gli dobbiamo fare? E lei: no, è figlio mio, è figlio mio, è figlio mio. Quindi mia mamma rimase, mi diceva: vedi Leonardo, mi diceva, cioè, una mamma dinanzi a un figlio non capisce più niente, perché è il figlio. Il cordone ombelicale non si rompe mai, queste cose qui, no? Ora, Maria Santissima ha avuto col cordone ombelicale, che lei ha avuto un concepimento, una gestazione, un parto del tutto particolari. Però sto cuore di mamma lei ce l'ha. In alcuni passaggi di Maria Valtorta dice, ci sta una cosa, no? Un dialogo con non mi ricordo chi, che a un certo punto le dicono: però Maria, se tutti ragionassero come te, qui il mondo andrebbe a rotoli, perché tu sei troppo buona, esiste anche la giustizia. Io sto passo non me lo dimenticherò mai. Lei dice: sì, esiste la giustizia. Dice: però io c'ho, a me mi prende il coccolone, mi prende, perché io spero sempre che si faccia sempre misericordia. Attenzione, non, queste cose non si intendano, per carità, come
Le solite menate sulla falsa misericordia, sulle cose non tirate in paradiso, mi raccomando, sto dicendo questa cosa per far comprendere il cuore di questa madre che ci abbiamo. Dice, a me fanno tanto pena i peccatori. Perché tu pensa come sta un peccatore, anche se lui non si rende conto. Quello sta sotto l'occhio severo di Dio, va incontro al giudizio, rischia la dannazione. Ti immagini come sta male il cuore di un peccatore? E io pregherò sempre perché in qualche modo si riesca a trovare qualche canale perché gli arrivi la misericordia. Questo è il cuore di Maria Santissima. Almeno questo sta scritto negli scritti di Maria dal Torto. Io sto citando a memoria. Adesso non ho il testo davanti, quindi se mi dite mi dà la citazione precisa. Comunque nel testo di Roschini, la Madonna negli scritti di Maria dal Torto, questo episodio è citato. Se uno non vuole andarsi a leggere tutta quanta l'opera, vuole andare a fare una ricerca un pochino più limitata, no? Quindi non voglio adesso anticipare il finale, ma secondo gli scritti di Maria Valtorta, lo rivedremo, tanto poi ve lo scordate quando prima ci arriviamo. Prima che Giuda si andò a impiccare, ha incontrato la Madonna. Che ben sapeva quello che aveva fatto Giuda e che ebbe il coraggio in quel contesto, dice: Giuda, che fai? Che hai fatto? Dai, vieni con me, andiamo sotto la croce, che lui perdona. E gli perdona. E Giuda ha resistito pure a quest'ultimo, accorato, proveniente da un cuore trafitto, dilaniato come quello di Maria. E se ne andava a impiccare, anziché fare l'unica cosa sensata che c'era da fare nelle condizioni in cui sta. Perché guardate, amici, bisogna fare attenzione. Nei processi di dolorosi di conversione o di presa di coscienza di quello che abbiamo fatto, c'è sempre un pericolo. Perché noi siamo davanti a un bivio. O uno prende la Caripro 38, quindi non accetta quello che ha fatto. Non lo accetta. E questa è superbia, questa qui, perché Giuda era superbo. Oppure che devi fare? Va a piangere ai piedi del nostro Signore, digli, senti, vedete il figlio prodigo, il buon ladrone. Che te devo dire? Che cosa te devo dire? Che te devo dire? Se mi mandassi all'inferno ci avresti perfettamente ragione. Cioè non ti posso dire mandamici, perché so che andare all'inferno sarebbe la perdita di un'anima che a te dispiace. Poi anche andare all'inferno significa odiare eternamente Dio e la Madonna, Gesù Cristo, eccetera. Quindi nessuno di noi potrebbe. Io me lo merito. Non c'ho niente da dire se non abbi misericordia di me. Non c'ho niente da dire. Non c'ho niente da dire. Avete visto come ha reagito dinanzi a questo Gesù, dinanzi al buon ladrone? Questa non è, cioè, questa è veramente la condizione di chi si accorge per grazia, perché è una grazia. Quello che ha fatto, dice, mo che poi, mo, indietro non ci possiamo tornare, amici cari, non possiamo cambiare il passato. Io ho sentito tantissime confessioni. Tutte le persone che si accorgono di aver sbagliato hanno un sogno. Purtroppo è soltanto un sogno. Vorrebbero tornare indietro, vorrebbero, se potessi, non rifarei mai queste cose. Io capisco benissimo, perché io anche come tutti nella vita. Se si potesse tornare indietro, molte cose non si sarebbero fatte, ma non possiamo farlo. Quindi dobbiamo semplicemente farci pace e se c'è qualcosa che abbiamo capito che proprio non va, che dobbiamo fare? Dobbiamo umilmente umiliarci, ecco, tautologia, umilmente umiliarci e andare ai piedi del nostro Salvatore. E se temiamo di non riuscirci, prendiamo le mani di Maria e ci accompagna lei, ci accompagna, lei ci aiuta a fare questa cosa qui. Un quarto d'ora di introduzione, però penso che sia utile per comprendere anche la bellezza drammatica di questo episodio, che è breve ma intenso. Comincio la lettura. Cosa pensa di lui la madre di Gesù? Vedo la casa di Nazareth, riconosco la stanzetta dell'addio, aperta sull'orticello dove ora
le piante sono tutte coperte di fronde. Gesù è con Maria, seduti l'uno presso l'altra sul sedile di pietra contro la casa. Sembra che la cena sia già avvenuta e che mentre gli altri, se altri ve ne sono, io non vedo nessuno, si sono già ritirati, madre e figlio si beino a vicenda in una dolce conversazione. La voce interna mi dice che è quella una delle prime volte che Gesù torna a Nazareth dopo il battesimo, il digiuno del deserto e la costituzione del collegio apostolico soprattutto. Questa voce interna si trova spesso nei scritti di Maria Valtorta, no? E quasi certamente al suo angelo custode, che peraltro lei ebbe anche la grazia di saperne il nome, che è Azaria. È vero che c'è uno degli scritti di Maria Valtorta stupendo, si chiama Il libro di Azaria, dove l'angelo custode le commenta le letture delle messe domenicali, ovviamente non il ciclo che conosciamo adesso, ma siamo negli anni 40, quindi ancora il santo ciclo del Vetus Sordo, quindi prima domenica dopo Pentecoste, seconda domenica dopo Pentecoste, eccetera, eccetera, no? Domenica di settuagesima, di sexagesima, di quinquagesima, tutte quante quelle ricorrenze e modalità, ecco, di conteggiare l'anno liturgico che adesso sono scomparse. Però anche quello è uno spettacolo, lo raccomando vivissimamente. Pozzo proprio di una miniera di sapienza. Prosegue, egli narra alla madre le sue prime giornate di evangelizzazione, le prime conquiste di cuori. Maria pende dalle labbra del suo Gesù. È più magra Maria, più pallida, come avesse sofferto in questo tempo. Sotto i suoi occhi si sono scavate due ombre, come quelle di chi molto piange e pensa. Ma ora è felice e sorride. Sorride accarezzando la mano del suo Gesù, è felice di averlo là, di stare cuore a cuore con lui nel silenzio della sera che scende. Allora, siccome Gesù negli scritti ha detto: vorrei che pensaste un po' di più a quanto ha sofferto mia madre per voi, adesso qui ci abbiamo un'occasione. Ci abbiamo mai pensato, se crediamo anche alla vera umanità di Maria Santissima, cioè la Maria Santissima che era più santa fra tutte le donne, però anche qui, questa è una della bellezza degli scritti di Maria Valtorta, non dobbiamo pensare alla la santità come qualche cosa di disincarnato, quindi che rende la persona, come dire, amorfa, atarattica si dice in greco, impassibile. La partenza di Gesù per la vita pubblica, per quanto Maria Santissima sapesse benissimo che era una cosa non solo necessaria ma indispensabile, Gesù è venuto sulla terra per compiere la redenzione. Detto fra me e voi, questo San Luigi Monforte c'era arrivato, è venuto sulla terra anche per stare con Maria, detto proprio fra me e voi, e per godersela un po'. Però il fine primario, come sappiamo, era l'adempimento della volontà del Padre, che era la nostra redenzione, soprattutto dopo il peccato originale. E quindi Gesù, arrivato il tempo in cui doveva bisognava farlo, l'ha fatto. E Maria Santissima non l'ha ostacolato, l'ha accettato. Attenzione, l'ha accettato, ma se uno va a vedere la scena di quando Gesù parte per la vita pubblica, io non riesco a leggere quella cosa senza piangerci sopra. Perché è una scena straziante. E Gesù lo dice nell'opera: sapeste quanto mi è costato doverla straziare con i continui addii? Quello è stato il primo. Poi le volte in cui andavo a Nazareth, come questa qui, no? A Nazareth stava qualche giorno e dopo però doveva ripartire, quindi felicissima fino a quando ci sta. Lo sappiamo anche noi esseri umani, quando abbiamo qualche persona cara, no? Felicissimi quando la vediamo, e poi però in questo mondo arriva sempre un momento in cui un po' parte. Eh.
cioè, dice, vabbè, ci sono stato un po' insieme, però poi quando parti soffre tanto. E sono a vedere il commiato da Maria Santissima prima dell'ultima cena. Questo si trova anche nell'ora della passione di Luisa Piccarreta. È una cosa allucinante, è straziante. E vogliamo parlare del commiato sotto la croce, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre. Oppure vogliamo parlare di quando Gesù è asceso al cielo. La Madonna è stata altri 25 anni, mica una settimana qui, eh. Cioè, tanta roba, eh. Quindi, nei primi mesi di assenza di Gesù, è più pallida e ha le fossette sotto gli occhi, ma chissà i pianti che si è fatta. Unita alla volontà di Dio, perché capite, noi possiamo piangere tranquillamente uniti alla volontà di Dio. C'è qualcuno di noi che piange giorni, c'è un salmo che dice, i miei occhi grondano lacrime giorno e notte. Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo da una ferita mortale. C'è qualcuno che piange, no? Che ha gli occhi gonfi, che piange notte e giorni, per esempio, sullo stato penoso in cui si trova. Adesso la Chiesa. Non è che se uno piangesse notte e giorno non accetta la volontà di Dio. No, ma il Signore che cos'è? Dice, ah, questo piange, ah, che uomo senza fede piange su questa cosa, ma io la sto permettendo, quindi che piagne a fa? No, non è così. Non è fatto così. Quelle sono lacrime sante. Il dolore offerto, no? Il dolore offerto è prezioso davanti al Signore. Maria soffriva quando Gesù non ci stava a casa e te credo che soffriva, immagino, cioè, ma come fa a non soffrire? Per quanto possa essere, cioè, è chiaro che si unisce alla volontà, noi dobbiamo capire anche che i nostri atti di unione alla volontà di Dio sono atti di volontà. Cioè, se uno soffre nel fare una cosa, non vuol dire che non sta facendo la volontà di Dio, anzi. La sta facendo due volte. Merita. Perché sta offrendo un sacrificio. Vabbè. Avanti, se no tutte queste chiacchiere, manco riesco a finire di leggere un capitoletto così breve. Deve essere estate, perché già il fico ha i suoi primi frutti maturi che si stendono fin verso la casa. E Gesù ne coglie alcuni alzandosi in piedi. E i più belli li dà alla madre, sbucciandoli con cura e offrendoli in una corona di buccia rovesciata, come fossero boccioli bianchi striati di rosso, fra una corolla di petali candidi dentro, violacei di fuori. Li offre sulla palma della sua mano e sorride, vedendo che la mamma li gusta. Ecco. Vabbè, non commento perché non c'è più tanto tempo queste scenette. Fantastiche, no? Meravigliose. L'amore, io questo vorrei anche dirlo un po' a tante coppie di marito e moglie. Per favore, se volete fare contento nostro Signore, coltivate l'amore nei piccolissimi gesti. Non facciamoci scappare le possibilità di far sentire amato chi ci sta vicino, in tutti i modi possibili. Contempliamo questa scena. Gesù sicuramente sapeva che alla Madonna piacevano questi frutti, lui stesso li coglie alcuni, i più belli dalla madre, li sbuccia con cura, la Madonna l'ha visto fare questa cosa, no? E li offre in una corona di buccia rovesciata, come fossero boccioli bianchi striati di rosso. È una scena edificante questa qui, no? O no? Gli offre sulla palma della sua mano e sorride vedendo che la mamma li gusta. Buon lavoro di amore, mariti, moglie, fidanzati e fidanzati santi e casti che non si mettono a giocare a fare da marito e moglie prima del matrimonio, ma imparano questo durante il fidanzamento.
Fidanzamento casto e santo è proprio la scuola dell'amore, dove si impara ad amarsi santamente, castamente, che è la cosa più bella, quella che ci deve essere anche dopo, anche quando ci sarà quella forma di amore che per me personalmente poi vabbè, io non faccio testo, insomma ci metto le virgolette, ma io personalmente ecco, ho sempre un po' di... Sarà una mia turba mentale, per carità. Ma la cosa, i gesti di l'amore transitivo, l'amore, quando è amore, va dall'io al tu senza tornare all'io. Cioè gode nel far contento il prossimo, gode del bene altrui. Il cosiddetto piacere sessuale. Per antonomasia è dominato dal principio erotico, cioè non da quello agapico, scriveva il buon Benedetto XVI. Cioè, quella cosa io non è possibile farla solo per l'altro. Perché? Perché non è possibile. Perché è dominata dal principio del piacere egoistico. Quindi per quanto una coppia possa santificarsi e santificare, e si può, diciamo così, lavorare un pochino su questa cosa, quindi per renderla meno animalesca e più umana, questo è proprio quello che insegna la Chiesa. Quando i coniugi si uniscono in modo umano e onesto, dice, linguaggio sobrio, in altri tempi sarebbe stato un pochino più espliciti, però per far capire... Come quella realtà non può essere vissuta allo stato brado, perché lo stato brado è abbastanza squallida. Quindi uno dei compiti fondamentali dei coniugi è imparare a vivere da figli di Dio in maniera umana e onesta quella dimensione che i cristiani non vivono come i pagani. Questo sia ben chiaro. Hai chiuso parentesi. Poi a bruciapelo le chiede: Mamma, hai visto i discepoli? Che ne pensi? Gesù gliel'aveva portati a conoscere. Maria, che sta per portare alla bocca il terzo fico, quindi tre fichi si possono mangiare per chi piacciono, a me purtroppo non piacciono, però se la mangiati la Madonna, tre fichi di seguito si possono mangiare, eh. Quindi, vabbè, andiamo avanti. Alza il capo, sospende il gesto, trasale e guarda Gesù. Che ne pensi, ora che ti li ho mostrati tutti? Incalza Gesù. Vedete, Gesù che voleva sentire quello che pensa la madre. Voleva sentirlo. Ma vedete che bello, no? Guardate che Gesù e Maria non sono soltanto madre e figlio, loro sono tutto, sono marito, figlio, sono marito, scusate, madre, figlio, fratello, sorella, amico, amica, sposo e sposa, sono tutto, sono. Il Cantico dei Cantici descrive quello che sono Gesù e Maria. Quindi raccontare, far partecipare, chiedere il parere, interessato. Oh, Gesù è Dio, non è che c'ha bisogno del parere della Madonna per andare a fare, cioè sa bene in base a quali criteri ha scelto gli apostoli, no? Però nonostante questo vuole sentire. E adesso sentiamo che dice Maria. Credo che ti amino e che potrai ottenere da loro molto. Giovanni, amalo Giovanni come tu sai amare. Chi ha sgamato per primo la Madonna? Giovanni. Colui che poi sarebbe stato il suo custode fino al termine della vita terrena, no? Il suo figlio che è sostituto, che Giovanni ha avuto questa missione di sostituire Gesù, eh? Ho detto tante volte, Giovanni, non abbiamo traccia apostolica dell'attività di Giovanni per almeno 30 anni dopo l'ascensione al cielo, più o meno, un po' di meno, gli anni che la Madonna è rimasta sulla terra. Lui in quegli anni... Tutti avevano già cominciato a evangelizzare, erano andati in giro, qualcuno è già morto martire addirittura, Giovanni no.
stava con Maria. La sua missione apostolica di apostolo dopo, per questo che è campato anche tantissimi anni, perché doveva recuperare i 25 anni circa che era stato con Maria Santissima prima dell'ascensione, dell'assunzione, scusate. Quindi, amalo Gianni come tu sei amare. È un angelo. Io sono in pace quando penso che è con te. Un angelo perché è puro, perché è vergine, perché è santo, casto. Anche Pietro è buono, più duro perché è più vecchio, ma schietto e convinto. E suo fratello, cioè Andrea. Essi ti amano così come sono capaci per ora, poi ti ameranno di più. Anche i cugini nostri, ora che si sono convinti, ti saranno fedeli. Giuda, Taddeo e Giacomo. Senti adesso che dice. Ma l'uomo di Keriot, quello non mi piace, figlio. Il suo occhio non è limpido e il suo cuore meno ancora, mi fa paura. Cioè, sentire la Madonna che dice queste cose, almeno per me, è sconvolgente. Per questo che ho fatto il preambolo lungo, quindi questa creatura che è tutta bontà, tutta amore, tutta misericordia, è però quello che vede non può fare finta di non vederlo. È la sede della sapienza, quindi il discernimento che si deve avere, no? Io tante volte ho detto a una persona, la si riconosce dallo sguardo, se è limpido o se non è limpido. O c'è qualche dubbio? Io parlo, io a volte parlo, no? Faccio una confessione, dico, tu parli, ma se l'avessi fatto tu, io stesso, capito? Perché, cioè, capite, nessuno di noi qui è il Padre Eterno in terra, cioè, purtroppo può succedere che alcune cose che dico le do di prima a me che agli altri, però, cioè, se è vero, è vero. Cioè, in caso dubbio, quindi quando tu dici, ma questo chi è? Sarà bravo, non sarà bravo, sarà santo, non sarà santo. È un diavolo, è un angelo. Ci ho fatto la predica domenica scorsa, no? Perché guardate che è facilissimo, eh? Pensare che un diavolo sia un angelo o un santo e che un santo sia un diavolo. È successo tantissime volte nel corso della storia della Chiesa. Succede ancora. Quindi non è dice, ma che pazza, ma questa sarà una cosa rara. No, no, è frequentissime. Quando c'è qualche dubbio, guardala in faccia una persona. Guarda gli occhi. È limpido lo sguardo? Lo sguardo limpido. Sappiamo riconoscere uno sguardo limpido? Da uno sguardo torbido? O peggio, uno sguardo luciferino e ce ne stanno in giro. Quando avete qualche dubbio, guardate in faccia una persona, possibilmente attentamente gli occhi. Gesù ribatte, con te è tutto rispetto. Sentite che cosa dice Maria. Troppo rispetto. Anche con te ha tutto rispetto, ma non è per te come maestro, è per te come futuro re, da cui spera utile lustro. Quindi la Madonna sta dicendo, diciamo così, in termini molto eleganti e degni di lei, come lo sta definendo Giuda? Un cortigiano, no? In maniera ancora elegante, forse la Madonna non avrebbe detto questo termine, ma noi possiamo dirlo perché non è volgare, un lacchè. Si sta lisciando Gesù, quindi sta facendo tutto avanti le moine, tutti gli impicci e gli imbrogli, perché dice, ma questo diventa re e io devo essere il ministro della giustizia, che ne so, il ministro degli esteri.
Che ne so, che se metterà un regno, però qualcosa di grosso devo fare. Io devo essere uno di quelli più importanti, eh? Ma hai visto in giro quanti ce ne stanno di questi soggetti? E anche nella chiesa ce ne stanno quanti volete. A go go. Go go. Preti che si mettono in mostra compiacenze e la che del vescovo di turno, perché se il vescovo di turno mi mette da questa parte, da quell'altro, a destra e a sinistra, io comincio ad acquisire punti per fare carriera. Vescovi che fanno i lacchè perché vogliono diventare cardinali o vogliono il posto prestigioso. Vabbè, non parliamo di queste cose. Quindi questo è un problema serio, questo, per questo che il Signore ci fa approfondire il mistero di Giuda. Che non è che qui sia povero disgraziato, questo sta messo male, che pena che ci fa, ma tanto non, il mondo non è così, no, il mondo è così, eh. Il mondo è così. Era un nulla, appena un poco da più degli altri a Keriot. Spera di avere al tuo fianco un ruolo di importanza e ancora, i più grandi lacchè sono delle nullità, sono dei repressi, sono dei frustrati, gente che non si stima, gente che deve trovare un modo per sentirsi importante. Che brutta vita. Che tristezza. Gesù avrebbe detto nel Vangelo di Giovanni: voi prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da a Dio solo. Ma che te ne importa? Ma che ce ne importa degli uomini? E del loro giudizio? Ma lasciamoli parlare, lasciamoli pensino quello che vogliono. Io lo dico a me, lo dico a tutti, impariamo a vivere sotto gli occhi e sotto lo sguardo dell'Altissimo. Perché come dice l'imitazione di Cristo, citando San Francesco d'Assisi, guardate che se tutti gli uomini dicono bene di te, Gesù nel Vangelo, guai quando tutti diranno bene di voi, e tu non sei buono agli occhi di Dio, tu cattivo rimani. Pure se tutti dicono quanto è bravo, quanto è santo. Che bel parroco, quanto è buono, quanto è disponibile. Hai visto il vescovo l'ha fatto vicario foraneo, quindi chissà che bravo che è. Sicuro? Sta roba è molto diffusa, figlioli miei cari, attenzione. Anche chiaramente in contesti molto molto più feriali, no? Ambienti lavorativi, uffici, aziende, fabbriche, militari, corporazioni professionali. Ci sono stato per pochissimo tempo, insomma, ma quel poco che ho visto basta e avanza. Quindi spera di avere al tuo fianco un ruolo di importanza e, oh Gesù, non voglio offendere la carità, ma penso, anche se pensare non lo voglio, che in caso che tu lo deluda, egli non esiterà a sostituirsi a te a cercare di farlo. Posso dire una cosa? Qui la Madonna. Che cosa sta facendo? Dai. Mica vorremmo bestemmiare a dire che la Madonna sta giudicando? La risposta è sì e no. Se con giudizio si intende cosa doverosa per tutti, noi dobbiamo farci un'idea delle persone che stanno intorno. Oggettiva. Lo esprime in termini dubitativo,
per carità, penso, non vorrei mancare alla verità, ma penso, cioè, sì, che significa? In base a quello che vedo, in base a quello che constato, io penso che, se, che questo c'è talmente voglia di diventare qualcuno che se tu un giorno lo deluderai, questo si sostituisce a te, dice, ah, sto deficiente, non vuole fare il regno di Israele, ora ci penso io, ma così è stato, perché il motivo per cui perché Giuda ha denunciato Gesù, lo dico già da adesso, era un atto di forza, era. Cioè dice, siccome questo non lo vuole manifestare il suo potere, non vuole, ma facciamo così, se io lo faccio arrestare, se lo faccio imprigionare, è che caspita, che se fa condanna a morte, allora lì dovrà per forza uscire fuori. L'ha fatto per questo motivo. Capite? Gesù nel Vangelo dice: non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Il giudizio che è proibito è il giudizio sulle intenzioni. È fare di un semplice sospetto una certezza assoluta. Però la valutazione oggettiva delle situazioni e anche delle persone, sulla base di quello che si percepisce che appare al di fuori, quindi ed espresso in termini adeguati, penso, anche se pensare non lo voglio, quindi vedete che bello, no, ma speriamo di no, sì, speriamo di no, però se l'evidenza dei fatti mi porta a pensare di sì. Io spero di no, però purtroppo penso di sì. E io di questo ne devo tenere conto. Sentite che altro dice. Io qui sto facendo la carica pure a me stesso. È ambizioso, avido e vizioso. Dai, forza. Già li sento. Questo è un giudizio. È un giudizio. C'è un movimento ecclesiale che sta sempre a dire non giudicare, non giudicare, non giudicare, non giudicare, non giudicare. Sapete perché dice così? Perché dice così? Perché si lava il cervello alla gente, perché se la gente giudicasse quello che vede oggettivamente, scapperebbero tutti da quel movimento. E io lo dico perché so di cosa parlo. Allora, c'è il mantra, non giudicare, non giudicare. Sembra che Gesù Cristo nel Vangelo non ha detto nient'altro che non giudicare. Stravolgendone poi lì. Non esiste altro peccato che non giudicare. Dentro quel movimento è il corrispettivo del politicamente corretto, no? Nel politicamente corretto non esiste altro peccato che la rigidità. Quello è il peccato imperdonabile. Peggio dei peccati contro lo Spirito Santo. Dentro questo contesto, non giudicare, non giudicare, non giudicare. E poi, perché Dio l'ha permesso. Ah, questa. Dio l'ha permesso, è l'altro mantra. Dio l'ha permesso. Capite che cosa succede con l'esperienza di Giuda? Giuda sta nel collegio apostolico perché l'ha voluto lui. Gesù, ricordate le prime puntate. Ha cercato di tenerlo fuori, ma ha cercato di farlo come fa Dio. Gli ha dato gli input, gli ha dato le esortazioni, gli ha fornito gli elementi per poterci pensare. Dopodiché questo si è impuntato e quando te impunti, Dio non impedisce a noi creature ordinariamente l'esercizio della libertà. Però non possiamo trincerarci. Allora, Dio l'ha permesso. Guardate un po', vi ricordate come faceva Fantozzi, no? Con le mani, faceva così. No? Insomma, sì, certamente, è vero che non l'ha impedito, ma che significa questo fatto qui? Quindi è ambizioso, avido e vizioso. Non è un giudizio. È quello che appare palesemente dai comportamenti di Giuda. Che era ambizioso, si vedeva. Che era avido, si vedeva. Che era vizioso, si vedeva da cosa? Dall'occhio.
Perché se tu andai a vedere la volta scorsa, che stava con gli occhi a tutti quanti, non mi viene un termine, mannaggia quando uno ripensa, stava tutto attratto, diciamo così. Beh, a volte le espressioni un po' triviali sarebbero più adatte a far capire un concetto, però non si possono dire, ecco. Però attratto da Maria di Magdala, quello che fa, quello che non fa. Quindi, se io vedo una scena del genere, dico, questo è un vizioso, che sto giudicando? Se quello se magna con gli occhi una, che sto giudicando? Ma sapete, è capitato a me più di qualche volta, con persone strane, anche con persone dell'entourage. I romani dicevano, facciamo così, della famiglia Agnatizia, quindi del parentado. Siccome oggi sono i concubini, sono all'ordine del giorno, e noi conviviamo, ma tu non mi devi mica giudicare. Ma che caspita significa questa frase qua? Che ti do di bravo? Ma tu non mi puoi, tu, noi conviviamo, ma tu non mi puoi giudicare. Perché tu non sai perché l'abbiamo fatto, ma tu lo puoi aver fatto per qualunque motivo al mondo. O quelli che vengono a sposare, dice, ah no, ma noi ci sposiamo dopo 4 anni, che noi siamo andati a convivere perché non c'erano i soldi per fare matrimonio. Ma qua, oibò, non c'erano i soldi. Quale grande motivazione! Non c'erano i soldi per fare matrimonio. E allora? E te ne stai ognuno a casa tua, che ne convive. E vivi casto come vivono tutti gli altri figli di Dio. Ma tu non mi puoi giudicare. Ma che giudicare? L'altro giorno, tanto, mo da raccontare queste cose, no? C'erano due, che mo cominciamo con le spogliarelliste di Las Vegas che entrano in chiesa, no? Te l'ho viste, sono andato di corsa, dico, così non si può stare in chiesa, poi bisogna chiudere. Ah, tu m'hai cacciato. Ah, ci ha cacciato, eh? Mo scriveranno al vescovo, sicuramente. Ah, così c'è un altro pacco, cioè, c'era la corrispondenza, se sono tutti quanti innamorati di Don Leonardo, di tutte le lettere d'amore su Don Leonardo, non sa più dove mettere. M'ha cacciato. Cattivo, cattivo, m'ha giudicato, cattivo. Come si è permesso di giudicarmi? Di giudicarti? Stai mezzo nudo in chiesa che t'ho giudicato, ma non ti vergogni. Capite che con questa storia del giudicare, noi invertiamo completamente il mondo, eh? Cioè, il peccatore diventa giusto, il giusto diventa peccatore. Sta giudicando la Madonna? Sta giudicando? È ambizioso, avido e vizioso, sentite, più adatto ad essere cortigiano di un re terreno che un apostolo tuo, figlio mio. Cortigiano, glielo dice lei. Mi fa paura. E la mamma guarda il suo Gesù con due occhi sgomenti nel viso pallido. Gesù sospira, pensa, guarda sua madre, le sorride per rincuorarla. Sentite la risposta. Anche questo ci vuole, mamma. Se non fosse lui, sarebbe un altro. Questo tante volte lo dice Gesù. Il mio collegio deve rappresentare il mondo. Nel mondo non tutti sono angeli e non tutti sono della tempra di Pietro e Andrea. Se scegliessi tutte le perfezioni, come potrebbero le povere anime malate osare e sperare di divenire mie discepole? Io sono venuto a salvare ciò che è perduto. Mamma, Giovanni è salvo di suo, ma quanti non lo sono? E sentire adesso che dice. Non ho paura di Levi. Egli si è redento perché si è voluto redimere.
ha lasciato il suo peccato insieme al suo banco di cameriere e si è fatto un'anima nuova per venire con te. Lei è Matteo. Sentite che dice. Matteo, grande peccatore, perché Gabelliere, dopo, ricordate il pasto con i peccatori? Io adesso non vorrei esagerare. Ma si sono tutti quanti scandalizzati che c'è andato Gesù. Sicuramente a quei pasti non dicevano il rosario. Terminato il pasto, scusate. Ma questo si è convertito. Questo si era lasciato alle spalle. Ma Giuda di Cheriot, no, anzi, l'orgoglio fa sempre più sua la sua vecchia anima brutta. La sua vecchia anima brutta, dice la Madonna. Ma tu le sai queste cose, figlio, perché me le chiedi? Io non posso che pregare e piangere per te. Tu sei il maestro anche della tua povera mamma. E la visione cessa qui, eh? E Gesù commenta. Dice Gesù, il mio sguardo aveva letto nel cuore di Giuda Iscariota. Nessuno deve pensare che la sapienza di Dio non sia stato capace di comprendere quel cuore. Lui è la sapienza di Dio, ovviamente, eh? Ma come ho detto a mia madre, egli ci voleva. Guai a lui per essere stato il traditore. Ma un traditore ci voleva, sentite, doppio, astuto, avido, lussurioso, ladro e intelligente, colto più della massa, egli aveva saputo imporsi a tutti. Audace, mi spianava la via, anche se era via difficile. Gli piaceva oltretutto emergere e far risaltare il suo posto di fiducia presso di me. Tipico atteggiamento dei portaborse, no? E dei cortigiani. Ah, io sono importante. L'andare vicino al personaggio da qualcuno ritenuto qualcuno. Ah, io sono il suo collaboratore stretto. Ah, io sono il suo braccio destro. Ah, io sono questo. Stendo un velo pietoso perché, vabbè, meglio stendere un velo pietoso. Non era servizievole per istinto di carità, ma unicamente perché era uno di quelli che voi chiamereste faccendoni. Io, Signore Gesù, li chiamo come li chiamano oggi, forse negli anni 40 li chiamano così, oggi si chiamano portaborse, lacché. Ciò gli permetteva anche di tenere la borsa e di avvicinare la donna. Due cose che insieme alla terza, la carica umana, amava straordinariamente, tutti e tre. Sesso, soldi e successo. Piacere, potere e possedere. La pura, l'umile, la distaccata dalle ricchezze terrene non poteva non avere ribrezzo di quel serpe. Ah, Gesù lo chiama serpe. Veramente ha detto serpenti pure farisei, razza di vipere. Quindi ha giudicato anche Gesù. Sempre secondo il mantra di quel famoso movimento che ho citato prima. Qui toccherà fare il processo pure a Gesù. L'ha chiamato serpe. Cattivo, eh? Ed io solo e il Padre e lo Spirito sappiamo quali superamenti ho dovuto sostenere per poterlo sopportare vicino. Ma te li spiegherò in un altro tempo. Una palla al piede, un incubo, un guastafeste. Uno che rendeva amara la vita e si era sciroppato per 3 anni, nostro Signore Gesù Cristo. E poi prosegue ancora. Non avevo bisogno del consiglio di alcuno, tanto per chiarire. Ma quando eravamo soli, mentre i discepoli erano sparsi in famiglie, amiche o per le borgatelle vicine, durante le soste mie a Nazareth, come mi era dolce parlare e chiedere consiglio alla mia dolce amica, con la A maiuscola, vedete? Amica. La mamma. E avere conferma. E avere conferma. Il suo discernimento a sostegno del discernimento della sapienza increata.
Non sono mai stato altro che il figlio con lei, virgolette figlio, eh. E frenati di donna non ci fu una madre che fu più madre di lei. E in tutte le perfezioni delle materne virtù umane e morali, né ci fu figlio più figlio di me nel rispetto, nella confidenza e nell'amore. Ed ora che anche voi avete avuto un minimo di conoscenza coi 12, e delle loro virtù, dei loro difetti, del loro carattere, delle loro lotte, c'è ancora qualcuno che dice che mi fu facile unirli, elevarli, formarli? E c'è ancora qualcuno che giudica essere facile la vita dell'apostolo? E per essere un apostolo, sia sovente per credersi tale, giudica avere diritto ad una vita piana, senza dolori, contrasti, sconfitte? C'è ancora qualcuno che perché mi serve pretende che io sia il suo servo e faccia miracoli? E a getto continuo in suo favore? Facendo della sua vita un tappeto fiorito, facile, umanamente glorioso? La mia vita, il mio lavoro, il mio servizio è la croce, il dolore, le rinunce, il sacrificio. L'ho fatto io, lo facciano anche quelli che si vogliono dire miei. Ecco, amici, finisce così? E finisce così pure per noi, eh? Un commento di Gesù sulla difficoltà nella formazione degli apostoli e nel fare di questi un collegio. Guai a chi si pensa, ma questo non soltanto tra gli ecclesiastici, eh? Ah, ma io sono andato a messa la domenica, ah, ma io ho pregato, ah, ma io mi sono avvicinato alla fede e mi è successa questa disgrazia. Allora non faccio più niente. Come se ci fosse qualche posto del Vangelo dove sta scritto che chi serve il Signore c'ha tutti quanti i tappeti fioriti. Mi sembra che il nostro Signore, che è sempre molto, come dire, molto sincero, ha detto: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi perderà la propria vita per me e per il Vangelo la salverà. Quindi se si segue Gesù, si vive in grazia, si sperimenta la pace, la gioia, la felicità, questo sicuro. Ma non è che non ci sono più le croci. Anzi, ce n'è qualcuna in più, non qualcuna in meno. Perché sono quelle originali dal fatto che noi siamo cristiani. Oltre al resto che già ci toccano comunque. Bene, amici, penso che per oggi possiamo fermarci. Vedo che siamo arrivati fuori tempo massimo, però vi prego, ecco, anche di pensare alcune cose che ci siamo detti. Perché qui ne va della nostra sopravvivenza, mi viene da dire, ecco. Perché se cominciamo a sfalsare i giudizi e a scambiare lucciole per lanterne, o a temere di non poter dire una cosa perché se no stiamo giudicando. Giudicando di cosa? Il giudizio oggettivo, noi dobbiamo sempre farlo. Fermo restando che il giudizio soggettivo, non possiamo conoscere le intenzioni profonde, l'educazione, l'ambiente, quello lo fa il nostro Signore, quello lì. Ma il giudizio soggettivo va fatto. E non è giudicare il giudicare proibito dal Vangelo, ma è il giudicare ordinato dal Vangelo. Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio, dice Gesù, come ha fatto in questo caso la madre di Dio, e come speriamo, imparare presto a fare tutti noi. Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga, laudentur Iesus et Maria.